Per favore, mi fa portare un cappuccino? Eh? Magari anche un croissant, va? Grazie, grazie tanto. Ecco qua, la mattina la colazione si fa in albergo. Quasi 40 anni d'albergo. Quasi 40 anni d'albergo vogliono dire aver lavorato la sera e aver lavorato in un teatro straordinario, magari, o aver provato comunque in un teatro straordinario, aver incontrato un pubblico, aver vissuto un momento di vita come anche questo. All'ingresso dell'albergo c'erano ancora gli alberghi, noi le chiamiamo le Clair, insomma in francese, la serranda chiusa. Io mi abbasso, era a metà altezza, mi abbasso davanti alla serranda, c'era un carro armato, o meglio, un autoblindo con un cannone grosso così. Era il 25 aprile 1974, quella mattina scoppiò la rivoluzione in Portogallo. Grazie. Guarda che servizio. E là là, fa vedere. Qua, guarda che capolavoro che mi ha fatto. In realtà si perde l'idea di quello che è la vita normale. E una cosa che sicuramente mi tiene molto vivo è anche il fatto che ho altri hobby, ho altre cose fuori dalla musica, anche se la musica poi è sicuramente l'aspetto principale della mia vita. Pronto per tutto, la notte e il giorno, sempre d'intorno, in giro sta. Miglior cucagna per un barbiere, vita più nobile non si dà. Ritorno a casa con la gioia, con l'idea, dico faccio questo, faccio quell'altro, poi in realtà cosa accade? Accade che la casa che ci siamo costruiti, Adriana e io, pian piano, dove ci sono tutte le nostre cose che ci sono veramente molto care, è un po' un ambiente sconosciuto, perché la maggior parte della vita la passiamo appunto in albergo, facciamo colazione la mattina col cappuccino in albergo. Con la donnetta, la 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 lera, col cavaliere, col trarara, la 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 la. La, che bel vivere, che bel piacere, che bel piacere. Per un barbiere di qualità, di qualità. Io ringrazio tutte le sere il Padre Eterno perché mi ha dato questa possibilità. Non quella, credetemi, potete anche non crederlo, ma non quella di diventare un uomo, non dico benestante, ma un uomo che ha tante gioie perché ha gli applausi del pubblico, ma più di tutto perché è riuscito a rapportarsi con tutti. Io sono uno che va nelle metropolitane, che va quando è nel Sud America, nei pueblo, che significa non popoli, ma significa paesi, paesotti, riuscire ad andare dentro, riuscire a parlare con loro, scopri veramente quello che è più necessario alla gente. E mi sono reso conto di una cosa, che la gente ha bisogno di umanità e ha bisogno di rapporto. Ci siamo vestiti bene perché qui a Parma la nebbia è una meraviglia. Ma fa un freddo però, ragazzi, fa un freddo. Andiamo al monumento di Verdi.
gira di marito. Le proprio lui, se le grande sono. Se le grande sono mie, ma. Sono di Busetto, pensi, sono pensa di Busetto. Mo, oh là, che piacere. E anzi, c'è la campagna a rompere. Ma va. È venuto anche lei a fare un bellissimo. Come no, fate il concerto. Rigoletto e il concerto davanti alla casa di lei. Bellissimo. Con Romano Gandolfi anche. Con Romano, proprio. Bravo, complimenti piacere. Molto. Piacere. Arrivederci. Arrivederci. Partigiani, in razza d'andata, del bel prezzo, delle stelle. Ave nulla per loro scampiere, mia figlia imparavi il tesor. La voce ha dato più piaceri che preoccupazioni, per la verità. Perché per 6 anni ho fatto solamente vocalizzi, non ho cantato un brano. Andai dopo diversi anni, mi ricordo nel 1964, a Bologna in un club a cantare Parisiamo del Rigoletto. Parisiamo. E il lunedì successivo, il giorno dopo, andando alla scuola, quando aprì la porta, mi trovai di fronte il mio maestro e sua moglie, che poi era una grande pianista, e mi disse: tu ieri dove sei andato? L'uomo son io che ride. Mi cacciarono via dalla scuola, poi mi ripresero naturalmente dopo avermi messo in castigo per 15 giorni, però questi 6 anni di vocalizzo, forse aveva ragione lui. Uomini, con natura, il scellerato mi faceste voi, rabbia essere difforme, rabbia essere buffone. Io però a questa età, ormai fra pochi giorni saranno 63, credo di essere tutto sommato ancora fresco. Non dover, non poter altro che ridere, il retaggio d'ogni uomo è tolto. Il pianto. Io ho debuttato una delle opere che amo di più, Nabucco, a 52 anni e ne ho già fatti più di 100 recite. Ho debuttato un'altra opera che amo molto, che è Macbeth, a 48 anni. Il cantare significa mettere se stessi a disposizione di quei signori lì. Mi si affaccia un pugnale, l'esame volta. Se l'arma non sei tu che a te brandisca, mi sfuggi e pur ti vengo. Verdi non è l'amore perché sono un baritono, ma è l'amore perché condivido i suoi ideali di vita, il suo modo di essere uomo, il suo modo di essere cittadino di questo paese straordinario che è l'Italia e del quale purtroppo molto spesso noi diciamo solamente male. Grazie Peppino. L'opera è un capitale per noi italiani incredibile, un capitale che appartiene alla cultura popolare italiana. E qui, in questa città, più che in qualsiasi altra città,
questo capitale lo si sente e lo si vive in una maniera tutta particolare. Eccoli lassù alla finestra, qua. Che boia, ragazzi. Ci sono gli amici della Corale Verdi. Allora, cudit, beh. A spogner su, avete qualcosa da bere? Allora va via. No, no, va via. Ma va niente da bere, da? Bene, dentente, da presenta chi, sì. Ah, signor. Ah, mia moglie. Ciao, moglie. Marito. Ti prendi, ti prendi il caffettino? Ma c'è nessuno? Allora. Udì! Porca miseria, ragazzi! Fate le prove! Oh, guarda, guarda qui! Uè, vedo Franco Bordone, ma che è mia la mia, ragazzi! Vieni, sono mia! Vieni, 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 che c'è anche ciao, allora ciao, non stai, stai bene. Bene. Ah, questo è a Mantova. A Mantova? Col guarda trombone. Cosa, guarda cosa c'hai in mano. Perché suonava il trombone all'inizio del... Han tutti fatto il colpo. Hai di nuovo le uno. Hai di nuovo le che dell'usato io noioso. Voi siete Nara, 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 dove l'avrà nascosta? Guardate come spiego. Nara, 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 la sì. Guardate come inquieto. Son felice che nulla a voi nuocesse. L'aria di questa notte. Questa notte. Sì, o fu il bel colpo. Sono arrivo sempre. Voi dormiste, avrò dunque sognato. Questo che stiamo facendo adesso si fa nell'intervallo dell'opera. Mario! Quello è Stroghino. Ma la Schelling è mia mente. È Stroghino di culatello. Di che era? Come siete avanti. Enzo, dove sei? So, poi va. Questa è una vecchia usanza, poi nel 7-800 nei retroparco facevano anche altre cose, ma questa è una vecchia usanza. No, peccato che si sia persa quella, Tanti auguri a te, tanti auguri a Mario, va tra tutti a te.
Qui così, vi faccio vedere, nacque Arturo Toscanini, altro grande parmigiano, caratteraccio terribile, ma pieno di passione, pieno di amore. È la passione per la vita, in tutte le sue espressioni e maggiormente, appunto, anche nella musica, perché la musica poi esalta le passioni. Insomma, se alla fine di Bohème piangiamo tutti, si piange tutti, non è tanto per la situazione che può accadere anche nella prosa, ma è perché Puccini, pam, 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 sono tutti accordi in minore che ricordano tutta la trama della vicenda precedente. È questo che ti fa venire i brividi. Erano i compositori che dirigevano, quindi avevano un'immagine loro, sicuramente straordinaria, ma Toscanini ha fatto diventare il personaggio del direttore l'interprete degli interpreti. Toscanini ha dato questa linea, questa direzione di rigorosità, il rispetto della pausa. C'è un bellissimo video e registrazione delle prove della Ida di Toscanini della Carnegie Hall di New York, dove all'orchestra gli dice: siete degli elefanti, e poi gli dice: suonate le pause. E questo è quello che quest'uomo ha cambiato. Guarda caso, anche questo viene da Parma. I cantanti e il vero direttore d'orchestra. Sai, Verdi diceva: cantate i miei recitativi e recitate le mie arie. È una provocazione, però che sulla quale vi devo fare una riflessione. Forse anch'io, sicuramente anch'io, ho sbagliato tante volte quei famosi recitativi, ma se il direttore d'orchestra non ti dice niente, tu continui a sbagliarli per tutta la vita. Rigoletto entra all'ultimo atto e dice: quest'uscio è chiuso, ah, non è tempo ancora. E quasi tutti fanno l'interpretazione loro: ah, non è tempo ancora. Non è mica così. Io con un grande direttore, che ho già nominato anche prima, mi ha fatto notare come deve essere. E deve essere: quest'uscio è chiuso, ah, non è tempo ancora. Ed è completamente un altro significato. Quest'uscio è chiuso, ah, non è tempo ancora. Questo è quell'insegnamento che ha dato Toscanini. Questo è quello che bisognerebbe veramente fare ogni giorno. Altrimenti accade che arriva il cantante famoso, il direttore, che non, magari non è così famoso come il cantante, gli chiede dove respira, gli chiede se il tempo va bene, e se il tempo non va bene prenderemo l'ombrello. Cosa fa? Quest'uscio è chiuso, ah, non è tempo ancor. S'attenga. Qual notte di mistero, una tempesta in cielo, in terra un uomo vicino. Oh, commendatore, un bel, sì, un vento,
forma lirica è un club di... Non voglio dare aggettivi. No, un club che fa delle cose per il sociale, per tutto, molto interessanti. No, è nato proprio per diffondere e divulgare la musica lirica a tutta la città, diremo, anche se è un club privato, però è nato circa nel 1970, qualche anno fa, direi. Adesso voi pensate che oggi, ad esempio, quando noi avremo fatto i nostri saluti e tutto, loro trasmetteranno un video di opera con il commento per gli anziani, per queste cose. Questa cosa è molto importante, no? Credo che capiti dappertutto. No, questo si fa ogni settimana c'è... Mi chiedono sempre delle cassette che io non gli do mai, perché non vogliono pagare i diritti. La settimana scorsa è stato fatto Rigoletto. Ecco, il mio Rigoletto, pensa un po', l'hanno avuto di straforo. Allora, ciao, c'è un po' di emozione. Io adesso a lei, invece di fare i complimenti, io quando sono arrivando qualcuno mi ha fatto Xeme. Questo è il più bel complimento da sentire. Bravissima, davvero. Bravo. Complimenti, molto 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 bene. Tu sei Rigoletto la vendetta? Sì. Dai, fammi la vendetta, dai. Facciamo tutte le feste. Sì. Piangere. Possiamo? Sì, prego. Dovete andare? L'ingresso sì, principale. Questo? Perché io da 40 anni fa non mi ricordo la sì. Incredibile, sì, perché da ogni aula ti esce delle note, ti escono delle note di vari strumenti. Che bello! Avete sentito che due note che ha fatto alla fine? Ebbene, io gli ho solamente premuto il diaframma.
Tienilo fermo sto diaframma, non tirare avanti e indietro, non tirare avanti e indietro, non mollarlo. Il diaframma sa lui dove andare. Vediamo cosa c'è. C'è un violoncello. Scusate, no? Non disturbiamo. È solo perché per ricordare i posti dove ho studiato. Che meraviglia. Io mi chiamo Anelli, sono moglie del Leo, Del maestro... Del moglie del Leonucci Barito. Sì, ma io mi ricordo. Lei si ricorda di me? Non sì, mi dica. Sì, perché io mi ricordo. Oddio! Nel 64 io mi sono iscritto in conservatorio. Adriano nel 64. Ci possiamo dare, io mi ricordo non benissimo. Non è possibile, non ci credo. No, non ci credo. Piacere, andavamo a mangiare in latteria da Gianni. Ma non è combinata questa, no, è naturale. No, non ci posso, da Gianni sì. Andavamo a mangiare da Gianni. Sì. Facce hanno l'aria pulita, è una cosa veramente che la gente da fuori non immagina cosa c'è qui dentro. Allora, se io faccio e dopo non ci vado più su si bemolle, o almeno rischio, ma io gli dico tutte e due sono una gelosa. Niente di più. Niente di più. Tua moglie? Non ci conosciamo. Trovo. Sono la Anelli. Porca miseria. Vedi che mi ricordo anch'io. Tu? A tua moglie e tuo bambino. Non è che ti chiami Carmen, per caso. A tua moglie e tuo bambino. Veramente? Insegni naturalmente. Sì, sono già più di 30 anni. Sono... 30 anni? Dio mio, pensate un po'. Io mi ricordo quando ci siamo trovati a Lucca. Forse l'ultima volta. Di Lucca che c'era. Elisir d'amore, Panerai. No. Quanti anni. Incredibile, non ci posso credere. Meraviglioso. E tu, canti ancora? No, io ho lasciato, stavamo appunto parlando adesso con degli amici qua che ho lasciato per Leo. Dai, prova. Ci sono scritti due P, non l'ho inventato io. Anche tu come loro. Piango,
ma piace al brivido. È un'altra cosa. O no, o sbaglio, mi sono montato la testa. Pronuncia più che puoi. Tu pensa che la parola ti aiuterà sempre, in tutti i suoni vanno al posto se sono pronunciati. Credimi. Ci credo, sì, sì. Davvero. In bocca al lupo, grazie. Ciao. No, no, piangi. Non può essere pia, ma se piangi, piangi. Pia, ma tu piangi con dignità. Non piangi, mamma. Mamma, mi hanno rubato la marmellata. Grazie a Bobbio, non è possibile. Ma quanti anni sono passati, ragazzi? Sono 40 anni? 30, beh, insomma, dalla fine, per me dalla fine. Dalla fine del diploma sono passati. 36. Ah, brava, grazie. La grazia, non è possibile, sei sempre la stessa. Questo, mamma mia. Ma non c'è un posticino per me che vengo anch'io qui? Brava. Copri. Suono. Suono. Brivido. Invece è un'emozione vedere questa accoglienza che ho avuto anche dai colleghi, anche di altri strumenti, perché nessuno di queste persone che ho incontrato è cantante, sono solo strumenti. E questo per me è una cosa ancora più forte. Fallo con me, dai. Ma son bello, il pipetto, ragazzi, guarda che roba, eh? No, non ridere, serio, dai, adesso serio, Come può? Sai perché tu hai fatto, Faxi. Vuoi scommettere che funziona? Prova. Se sbaglio, vuoi via. Già è meglio, ma tu fai proprio così, guarda, eh. Io faccio. Come fa? No, faccio andando giù. Prova. Intravagliata, solamente due battute. Due battute di traviata, voi? O di Rigoletto, non so. Ma per carità. No, ma non. Posso fare la cavalleria africana oggi? Veramente che sono fatto da moglie un giorno, da quella folle che è, altrimenti non sposava me, voglio dire, ha deciso 18 anni fa di smettere di cantare. Dopo aver cantato dappertutto. E non ha più cantato. Continua a svegliare. Hai tagliata. Al lupo
Ho affrontato delle situazioni nella vita come l'infarto che ebbi 6 anni fa, quale mi ha fatto riflettere su una cosa. Si diceva una volta si vive una volta sola. Io invece mi sono reso conto che forse si muore una volta sola, quindi bisogna vivere ogni minuto. La paura che ho io è quella di non essere all'altezza di quello che faccio. Perché io ho avuto questa grandissima fortuna. La grande fortuna mi ha dato anche la possibilità di poter fare qualcosa anche per gli altri, per chi non ha le fortune che ho io. E quindi ho una paura, quella a volte di non essere e di non fare abbastanza per chi non ha, come dico, quello che ho io. Adesso c'è una cosa che non mi fa paura, ma mi dà emozione: entrare dentro a quest'altro club del quale io sono cavaliere, mi hanno fatto l'onore di essere cavaliere, e il club dei 27, sono le 27 opere di Verdi. Mi ricordo l'ultima volta che io venni, dissi, ma io non siete già 27, allora io posso dire che sono l'opera più importante di Verdi, così con una grande presunzione. Loro rimasero e mi dissero, ma quale? La 28ª, ma quale? La casa di riposo, ecco, io sono la casa di riposo forse. Adesso suoniamo, dov'è? Club dei 27. Sì? Carissimi, sono il cavaliere Leonucci, cavaliere dei 27. Buongiorno maestro. Ciao, mi aprite? Ciao, mi aprite? Ecco. Sì, vengo a trovarvi. I soldi, come dico, sono sicuramente importanti, i soldi aiutano in tante occasioni, non ci sono dubbi, però è difficile crederlo, ma per me non sono sicuramente tutto, non sono mai stato tutto. Io di recente sono stato a Charleroi in Belgio. Charleroi è la città dove vicino avvenne il disastro di Marcinelle. Siccome anche mio padre è stato in galleria, tant'è che mio padre è morto poi con la silica. Mio zio Lino è stato anni in galleria. Tanti nel mio paese sono emigrati, nella mia famiglia sono emigrati quasi tutti. E a lavorare in questi posti. Andavano a lavorare 800, 1000 metri sottoterra in un cunicolo e sono rimasti là come i topi. Bene, siccome questo è pubblica, questa cosa, io ho fatto un concerto, ho cantato un concerto per una fondazione che c'è per gli eredi, per i figli, i superstiti di questa tragedia, per i figli handicappati. Il presidente di questa associazione volle prendere la parola prima dell'inizio del concerto e disse: siamo al 44esimo concerto. Devo dire ufficialmente, come sapete, sono venuti tutti grandi cantanti. L'unico che è venuto, che non ha neanche voluto il biglietto aereo, è Leonucci. Scusate se lo dico, mi vengono le lacrime agli occhi, ma siccome mio padre è morto con la silicosi, mio zio e tanti altri del mio paese sono stati in galleria. La donna che veniva
a lavare i panni a mia madre, che non poteva lavarli non perché... non veniva perché eravamo ricchi, ma veniva perché mia madre aveva avuto la TBC. Aveva avuto la TBC rompendo il ghiaccio dei pozzi, perché allora non c'era altro modo di fare. Mi ricordo che mi raccontava che dopo 10 anni che ritornò suo marito dalle miniere del Belgio, quasi non lo riconosceva. I soldi non sono così importanti per me. Fanno parte della vita, ma ci sono altri valori assai più importanti dei soldi. I bambini di oggi sono il futuro del mondo. Costruire insieme a loro, per loro, un mondo migliore dipende da tutti noi, anche da te. Guarda dove entriamo, qui bisogna togliersi il culo, perché quando si entra in uno spazio del genere è un'emozione incredibile. Guardiamoci un attimo attorno. Guarda che cosa, guarda che cosa. Mi viene da pensare... questi, vabbè, i principi Farnese, che erano anche molto duri con la gente, ma che comunque l'idea avevano in mente di lasciare comunque alla gente qualcosa, qualcosa di loro. Cosa abbiano in mente di lasciare oggi, non lo so, anche in chiave politica. Io credo che chi ha, come posso dire, che tipo di potere, che sia un potere economico, che sia un potere politico, e che sia, non dico un potere, ma insomma che abbia una responsabilità anche culturale, ha il dovere di riflettere quando si trova in un ambiente del genere. Ci congiunti ora nel cielo, ei che premia i suoi. Prima qualcuno mi faceva notare questo cigolio. Quando si è qui sopra, quando si è sul palco, dove ci sono scarichi di adrenalina incredibili, un po' per la paura di essere di fronte al pubblico, un po' perché magari il direttore d'orchestra, un po' perché vocalmente non sei sicuro se ce la farai o che. Questo allora ti rendi conto che di questo cigolio, di questa polvere, è assolutamente difficile fare a meno. Poi ti volti o alzi gli occhi quando è terminato di cantare. Voi immaginatevi questo pieno di gente che è lì, che aspetta che tu soffra, che tu rida, aspetta di avere l'emozione da quello che tu fai sul palcoscenico. Credo che sia stata un'invenzione della quale l'uomo non può più fare a meno. È un'emozione sia per noi che siamo sul palcoscenico che per chi sta in sala, naturalmente le cose vanno bene, ma comunque sì, è un'emozione incredibile. Ecco qua, questo è un momento che si comincia ad allentare la tensione, comincia a partire un po' invece quell'altra emozione,
linea positiva è quella che fa tanto bene, che aiuta a vivere felici. Adesso qui per la strada che ormai sono in arrivo al teatro, penso a mia moglie, a cosa subisce da 30 anni i miei momenti di nervosismo, le mie reazioni che non hanno spiegazione, è un qualcosa particolare, un momento di nervosismo, e Adriana, devo dire, le gestisce sempre magistralmente, perché poi quando arrivo in teatro passa tutto. Io vado a cantare questo Bradere di Siviglia, andiamo a questa prima, Reggio di Parma, gennaio 2005. Chi lo sa come andrà a finire? La sorpresa dopo. Io vado.